La denuncia, Monigo, ci hanno molestate, importunate, nessuno interviene. Insegue il giovane vicino di casa del Burkina Faso con una pistola in pugno. Degrado in città, lo sfogo del comandante della polizia locale, li prendiamo e poi li liberano. Lega e Forza Italia ai ferri corti, i silenzi del commissario Paroli irritano il Carroccio. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Treviso, l'informazione di Rete Veneta che non si ferma mai, abbiamo tutte le notizie dalla Marca. Iniziamo parlando dalla denuncia che ci fa un'ascoltatrice, che si fa anche portavoce di un gruppo di donne che risiedono nella zona di Monigo, raccontano di essere state importunate e molestate. Sentiamo. Monigo, un quartiere alle porte di Treviso. Nelle ultime settimane alcune donne sono state avvicinate da uomini che le puntavano e molestavano. Fra i residenti regna la paura. Più volte sono state allertate le forze dell'ordine. Non possiamo più uscire da sole, ci raccontano. A spiegarci di questi episodi davvero inquietanti, una delle vittime, che per paura di essere riconosciuta preferisce non farsi riprendere dalle telecamere, è andata a fare una passeggiata quando ad un tratto... A un certo punto mi giro verso la campagna e vedo che esce una persona nuda praticamente e si mette lì in mostra e mi dice, mi fa dei segnali. Io a un certo punto mi sono spaventato, volevo fargli la foto e non sono riuscito a fare perché a un certo punto ho preso paura e sono tornata indietro, sono tornata a casa e gli ho detto a mio marito di questa cosa qua. La signora però non si è persa d'animo ed è uscita nuovamente in pieno giorno, ma anche questa volta è stata importunata. A un certo punto si avvicina un ragazzo di colore, avrà avuto 24-25 anni, se non mi ricordo di preciso, si ferma e io lì per lì ho detto, oddio, chi è? Mi giro e vedo sta persona che si avvicina e mi dice ciao e ci prova. Stessa medesima cosa è accaduta ad un'altra donna avvicinata da un extracomunitario in bicicletta. Per sfuggire alle sue attenzioni ha accettato il passaggio in macchina di un'amica. È successo che questa signora è tornata, ha rifatto il tragitto che avevo fatto io, ha detto guarda che io sono tornata lì e quel ragazzo ha messo giù la bicicletta e si è inoltrato in un boschetto. Il ragazzo non sapeva che io avevo montato in macchina con questa signora. Forse si aspettava che io passasse da quella parte, per cui... Non è possibile andare avanti così, ci confida, vogliamo stare tranquille e non aver paura di uscire di casa. La cronaca affronta il giovane vicino di casa con una pistola in pugno. Non era la prima volta che lo insultava. Ieri sera però la vicenda è degenerata. La vittima è un ragazzo di 20 anni del Burkina Faso, colpevole di passare lungo la strada davanti all'abitazione del suo aggressore. Di qua non devi passare più, gli ha urlato più di una volta un 67enne argentino. Ma mai il giovane avrebbe pensato che dalle parole l'uomo passasse ai fatti. Ed invece è stato così. Ieri intorno alle 20:30 nei pressi di Via Palestro è avvenuta l'aggressione. Il ragazzo stava camminando quando ha incontrato il 67enne. Subito fra i due è nato un diverbio ed è volata qualche parola di troppo. Poi l'uomo, armato con ben due pistole, ha iniziato a rincorrere il ragazzo minacciandolo di morte. La vittima, sotto shock ed impaurita, è fuggita dirigendosi immediatamente verso la caserma dei carabinieri. Qui ha chiesto aiuto ai militari, dicendo di essere inseguito da un uomo armato. L'argentino intanto ha pensato bene di tornare a casa, dove, da lì a poco, si sono presentati i carabinieri di Villorba. Di fronte ai militari non ha potuto negare quanto aveva fatto. Ha consegnato le due pistole, una giocattolo priva di tappo rosso, l'altra assolutamente vera, una calibro 7,65 regolarmente detenuta dalla convivente dell'uomo, una 57enne italiana. Per il cittadino argentino, già conosciuto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette. È accusato di porto abusivo di una pistola e minaccia aggravata da motivi razziali. La proprietaria dell'arma e la convivente è stata invece deferita per omessa custodia. Domani mattina in tribunale a Treviso è previsto il processo per direttissima. E adesso vi facciamo sentire l'intervista. Il comandante della polizia locale parla del degrado in città, delle situazioni al limite e dice sostanzialmente noi interveniamo, ci siamo presenti in prima linea, poi però questi vengono liberati puntualmente.
Il blitz in via Orioli è scattato 48 ore dopo l'ultimo episodio denunciato dai residenti, quando una discussione tra un gruppo di giovani stranieri era degenerata con insulti, minacce e il lancio di una bottiglia di vetro verso gli inquilini del condominio che si affaccia sul vicolo e che chiedevano solamente un po' di silenzio. Ieri controlli congiunti di tutte le forze dell'ordine e dell'esercito sono scattati qui e nei giardinetti di Porta Altinia. Una ventina le persone identificate, 50 le dosi di droga nascoste tra i cespugli del parco sequestrate, due denunciati, tra questi un giovane ben noto alle forze dell'ordine. Mercoledì era stato bloccato dalla polizia locale perché in evidente stato di alterazione e molesto, la mattina dopo sorpreso a rubare in un supermercato e ancora durante il blitz sorpreso in via Orioli ancora sotto l'effetto dell'alcol. E sono proprio questi casi recidivi a rendere più difficile il lavoro della polizia locale, creando dei veri e propri paradossi. Ci troviamo di fronte a persone che sono recidive, i nostri operatori intervengono, ottengono il risultato al momento identificandolo, presentando la denuncia, però di fatto purtroppo in molti casi ci troviamo a doverci confrontare qualche giorno dopo con la stessa persona che si muove sul territorio liberamente senza nessun vincolo, senza nessuna prescrizione e che in alcuni casi commette le stesse irregolarità per le quali la nostra polizia locale era intervenuta. Il commissario regionale di Forza Italia Adriano Paroli ha detto una nuova linea dopo la querela Kiss, ospite di un convegno nel Bassanese organizzato proprio da Forza Italia. Dice: con la Lega bisognerà decidere mano a mano le alleanze, sostanzialmente mette un divieto, tutto quanto deve passare per la direzione regionale, qualsiasi tipo di alleanza o avvenimento o decisione. Allora sentiamo la reazione del segretario della Lega Trevigiana Coin. Speriamo che prevalga sempre il buon senso, perché alla fine è un po' quello che è successo alle ultime amministrative, quando anche in Veneto la Lega ha detto più o meno la stessa cosa dopo quello che era successo con l'amministrazione Bitonci, che era stata messa in minoranza e quindi che era caduta sotto i colpi, diciamo, delle dimissioni di Forza Italia. Risposta pacata ma con frecciata quella del segretario trevigiano della Lega al commissario regionale di Forza Italia. È di ieri la nota ai circoli dell'azzurro Adriano Paroli, che stoppa ogni accordo con il Carroccio se non prevede come candidato sindaco un forzista. Concetto che vale per tutto il Veneto, che avrebbe già fatto saltare il nome previsto per San Donà. A Vicenza e Treviso i giochi, o meglio i nomi, non sono ancora stati fatti e quindi c'è spazio di manovra per non scornarsi. Ma la Lega non dimentica, anzi rigira il coltello sulla piaga dei fatti padovani, quando furono proprio gli azzurri a far saltare il sindaco leghista Bitonci, col risultato che adesso sono tutti a casa, pardon, all'opposizione. Del resto i numeri danno ragione al Carroccio. In Veneto sono loro che contano, mentre Forza Italia continua ad arrancare nei consensi. Ecco perché a Treviso già si parla di tattica preelettorale, con il sostegno di Paroli al rappresentante di Forza Italia ai 300 e al momento nome che gira tra le segreterie come possibile antagonista Giovanni Manildo. Non è che per Treviso questo sia, diciamo, il preludio a un lancio di De Checchi? Ma io credo che certe scelte vadano fatte assieme. La Lega ha un peso tale per cui la scelta, insomma, deve passare anche attraverso di noi. Deve passare o deve essere vostra? Vedremo. Molto chiaro, Coin. Adesso parliamo dell'iniziativa della Lilt, il nastro rosa. 850-900 nuovi casi all'anno in provincia di Treviso di tumori alla mammella, 4.300 in Veneto. Il carcinoma del seno rimane la patologia più diagnosticata tra le donne, incidenza purtroppo in aumento, ma accanto a questo crescono coloro che riescono a sconfiggere il male. Una guarigione o sopravvivenza del 89% dei casi. Quindi c'è da dire a tutte le donne che hanno questo problema che questo problema può essere risolto se preso in tempo e se curato con una terapia adeguata. Prevenzione rimane la parola chiave per combattere queste patologie, perché prima vengono diagnosticate, più alta è la percentuale di guarigione. Anche quest'anno la Lilt dà il via ad un ricco programma di iniziative della campagna Nastro Rosa, che per tutto ottobre cercherà di sensibilizzare le donne sull'importanza degli screening, soprattutto nella fascia di popolazione tra i 40 e i 45 anni, dove si registra un aumento considerevole di casi e dove la prevenzione non viene spesso messa in atto. Ci sarà il nostro camper che girerà per tutta la provincia per lanciare questo messaggio che la prevenzione primaria, adottare corretti stili di vita, la prevenzione secondaria, fare diagnosi precoce è il modo migliore per non ammalarsi. È tutto per questa edizione di TG Treviso, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata.